E poi vanno aiutati lì, poi va creata una situazione umanitaria lì, va chiesto assolutamente l'intervento dell'ONU, andava chiesto immediatamente l'intervento dell'Unione Europea, invece il governo ha deciso di creare un'operazione che è comunque un'operazione militare che ha accompagnato qua non solo profughi ma anche tantissimi clandestini che non si possono più definire tali perché la maggioranza con i 5 Stelle hanno deciso di abrogare il reato di clandestinità. E qua non sono arrivati solo profughi, è arrivata tanta gente che non è profuga e che purtroppo magari delinquerà. E a tutto questo non c'è nessun controllo, nessuna differenziazione tra profughi e non, e si è causato un problema immenso sui singoli territori. Lo dico chiaramente perché il trattamento riservato a queste persone, anche ai non profughi, è molto più favorevole rispetto a quelli italiani che sono in gravissima difficoltà, magari senza lavoro, magari senza una casa, eccetera, eccetera. Ah, ecco Questa è qui. la disparità che si è creata. In Ah, tutto qui la questo. volevo, qui la volevo. Cioè portano via opportunità e lavoro a noi, secondo lei? È No, no, questo il no. problema? No, Ah, meno male. la correggo. Non Bene. è una questione di lavoro, perché il lavoro non c'è per noi, figuriamoci se E c'è per allora qual è il loro. Il problema? problema, e aggiungo, l'integrazione noi la facciamo solo attraverso l'offerta di lavoro, che oggi in questo paese non c'è. Il problema è quello che la non differenziazione tra profughi e non profughi causa il fatto che alcune persone che magari poi scappano o che magari poi delinquono vengono assistite attraverso vitto e alloggio e trattate molto meglio degli italiani completamente abbandonati. Parlo delle persone che sono disoccupate, di coloro i quali sono state sfrattate. Noi crediamo che questa situazione Cioè sia lei sente assolutamente una ingiusta. disparità di trattamento tra gli italiani Assolutamente, e i migranti? assolutamente.